Colleghi, mister Inzaghi è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Consolato Cicciu, Stretto Web. Mister, buonasera. Finalmente dopo due mesi si ritorna alla vittoria Granillo. L'approccio non è molto diverso dal solito, insomma, su questo non avevo dubbi. Questa volta sono arrivati i gol, anche qualche episodio che ha girato a favore. Vorrei fare una battuta, magari qualcuno tra i calciatori avrebbe bisogno di mettersi in una stanza a rivedere tutti i suoi gol in carriera per capire come buttarla dentro, perché non siamo più il miglior attacco, però forse rispetto a qualche settimana fa si fa un po' più di fatica. Le chiedo se ha visto la stessa cosa, fermo restando che a mio avviso la vittoria è strameritata, insomma. La squadra è stata fantastica, come lo è tutte le partite. È chiaro che alcune volte leggo qui delle cose senza senso, soprattutto questa settimana. Mi sono dovuto guardare la classifica perché pensavo, leggendo alcune cose, di essere ultimo. Per cui dobbiamo darci un po' tutti una regolata, secondo me, cercare di fare i complimenti a questi giocatori che stanno facendo qualcosa di straordinario. Ha detto bene ieri il nostro presidente qual è il nostro obiettivo. Probabilmente qualcuno, non noi, si era montato la testa, e almeno siamo... ritorniamo tutti coi piedi sulla terra e godiamoci questi ragazzi che sono fantastici. Abbiamo fatto una partita anche oggi incredibile. Poi il calcio è strano, purtroppo gli episodi non ci vanno mai bene, siamo sfortunati, diciamo sfortunati nelle decisioni, però la squadra è stata fantastica come era stata con la SPAL. Due partite in casa, penso abbiamo fatto 40 tiri in porta. Più di così non posso chiedere, è chiaro che meriteremmo di fare qualche gol in più, però se giochiamo così le vittorie arrivano, come avevo detto ieri, e non mi sono sbagliato. Giorgio Rovere, Piana TV. Mister, come diceva prima il collega, si parte sempre bene e poi sembra che diventiamo l'ufficio complicazioni partite semplici, perché si domina, non si riesce a passare in vantaggio e Contini ha lanciato secondo me la rimonta facendo una parata strepitosa su Pettinari. Ecco, dove può migliorare, magari dal punto di vista tecnico individuale, l'attacco? Chi secondo lei può sostituire, ecco, diciamo, l'Inzaghi della situazione? No, no, l'Inzaghi, io penso che dopo 20 minuti dovevamo essere 2-3-0. Poi è chiaro, per sfortuna, pali, per nostre, dovevamo essere più precisi. Però a me piace vedere questa squadra giocare con personalità. Insomma, la Ternana ha mandato via un allenatore terzo in classifica, ha preso Andrea Azzoli perché è chiaro quello che vuole fare. E vedere oggi come abbiamo affrontato una squadra che vuole andare in A mi fa ben sperare, perché insomma, il risultato del campo parla chiaro, ma abbiamo fatto pochi gol per quelli che meritavamo. Poi il calcio è strano, perché sinceramente adesso non so se era in fuorigioco, ma senza un tiro in porta a momenti andiamo sotto 2-0. Per cui questo è il calcio, dobbiamo crescere in queste cose. Però posso dire poco a questi ragazzi, anzi sono molto orgoglioso ogni giorno sempre di più di allenarli, e come ha detto il nostro presidente ieri, abbiamo chiaro in testa il nostro obiettivo, fra poco lo raggiungeremo e poi ci divertiremo. Franco Pellicano, Gazzetta dello Sport. Io già al 27esimo avevo contato 6 nitide occasioni da gol a fuori della Regina, di cui 3 di Rivas. Poi a un certo punto è successo qualcosa di imponderabile, addirittura abbiamo rischiato anche di prendere il secondo gol. Il suo collega prima ha detto la Regina è una grandissima squadra, mi piace come gioca da centrocampo in su. Evidentemente qualcosa oggi nella difesa non è andato bene. E poi se vuol spendere un giudizio su Gori, anche se so che lei non vuole, solitamente non vuole spendere parole per il singolo, parla sempre della squadra. No, ma ho già detto ieri di Gori quello che penso. Gori è stato penalizzato immeritatamente, perché Menezza ha fatto molto bene, ma Gori è un titolare di questa squadra e non mi sorprende la sua partita di oggi. Sinceramente, perché sapevo che è un ragazzo che si allena bene, che si fa trovare pronto, che al di là delle partite titolari è sempre entrato. Per me è un titolare, oggi ha fatto una grandissima partita, avrebbe meritato il gol. Per il resto ho già detto, questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario, per cui sono orgoglioso di loro. Chiaro che queste partite non bisognerebbe soffrirle per come le giochiamo, perché insomma, come dicevi bene te, dopo 20 minuti avevamo già fatto 6 occasioni clamorose, però io mi porto a casa questo.
perché come dicevo ieri poi ne puoi perdere una per sfortuna, per un rimpallo, per un calcio d'angolo, ma poi come è stata l'andata magari giocando bene le vinci, perché dopo la casualità la porti dalla tua parte se giochi a calcio come stiamo facendo, per cui andiamo avanti sempre tenendo chiari gli obiettivi senza montarsi la testa, soprattutto fuori, cercando di stare vicino a questa squadra, perché è bastato mezza partita che già ho letto dei titoli che sinceramente non mi sono veramente piaciuti. Anche voi penso che dovete un po' crescere, e non perché veramente ho dovuto guardare la classifica, mi sembrava fossimo ultimi e non lo meritano questi ragazzi, sinceramente non lo meritano questi ragazzi per quello che danno, per come si impegnano, per come perdono le partite. Vanno criticati se perdono le partite dove non giocano, dove sono dominati, dove ci bombardano, ma non si possono criticare così dopo 18 tiri in porta a zero in una partita in casa. Si può dire che devono migliorare, ma lasciando da parte insomma certi titoli che non fanno bene alla regina, ecco. E invece abbiamo bisogno di tutti, anche perché abbiamo una curva da Serie A. Tutto il resto, come dice il presidente, piano piano lo diventeremo se siamo bravi negli anni. Antonino Massara, Febbea. Sì, mister, io ho commentato proprio nella direzione in cui è andato lei. Noi l'andata a due partite fuori casa, 3 punti, al ritorno abbiamo 2 partite, 3 punti, però nel girone di andata abbiamo fatto 36 punti, il che vorrebbe dire, se lo ripetessimo, 72 punti, e l'anno scorso mi pare che si sia andati in Serie A la seconda, la Cremonese, con 69. Segno evidente che con i numeri ci siamo alla grande. Il Genoa è tornato al suo posto, e la regina forse fuori posto, perché l'obiettivo era i play-off. Quindi quanto si sente invece soddisfatto e orgoglioso dei suoi ragazzi, perché veramente stanno facendo un campionato dove la piazza deve, appunto, quello che lei ricorda sempre, ricordarsi che noi siamo partiti non per salvarci ma comunque per fare un ottimo campionato. Ma no, io la piazza, io penso che le critiche siano giuste quando sono meritate, non quando sono non meritate, per cui questo mi spaventa, perché dopo arriveranno anche le partite dove ci domineranno e dove perderemo, allora lì se non siamo bravi insomma sarà dura per tutti, per cui io ho già detto cosa penso di questa squadra, lo sapete, sinceramente neanche io pensavo arrivassimo a questi livelli, però ci siamo arrivati con il duro lavoro, con la serietà, con una società che ci dà una mano, con una curva importante, e quindi ci teniamo strette tutte queste cose e poi a maggio o a aprile vedremo dove saremo. Noi non abbiamo assilli, nessuno ci ha chiesto niente, anzi il presidente sì, mi ha chiesto in 3 anni di poter far crescere questa squadra nel modo giusto. Stiamo correndo, però insomma abbiamo visto che le partite, le insidie sono dietro l'angolo, per cui vogliamo migliorarci sempre di più e poi vedremo tra un po' dove saremo. Chiaro che la partita di oggi ero curioso di vedere la reazione della squadra, una sconfitta immeritata, a qualche critica come ho detto prima secondo me ingiusta, e invece la squadra è stata molto brava, soprattutto per come si era messa la partita, perché sembrava la fotocopia della SPAL, anzi oggi abbiamo fatto molto meglio nei primi 20 minuti e quel gol lì avrebbe ammazzato un toro, invece questa squadra ha dimostrato di avere gli attributi e sono molto felice di questo. Altre domande per il mister? L'ultima di Domenico Geria, Reggio nel Pallone. Salve mister. Ciao. Proprio in virtù di quello che ha detto, la reazione della squadra, la sensazione che mi ha trasmesso al momento del gol subito è stato proprio come se non fosse accaduto niente, come se la squadra avesse la consapevolezza di poterla tranquillamente rimettere subito in piedi la partita ed eventualmente vincerla, perché non ho visto alcun contraccolpo. Sì, i primi 2 o 3 minuti c'è stato, perché io speravo, li cercavo di tenerli tranquilli, perché dentro di me io sono quello che deve trasmettere la serenità, ma la serenità me la dava il gioco. Fino a quel momento stavamo facendo una partita incredibile, per cui ho cercato di dare serenità ed è vero, la squadra cioè, ha reagito bene, ha trovato il pareggio e poi non dimentichiamoci che avevamo trovato un vantaggio, insomma, secondo me buono
e toglierci anche una cosa del genere veramente avrebbe, come dicevo prima, il gol immeritato, un gol valido o annullato, avrebbe ammazzato chiunque, ma non questa squadra, e questa è quella cosa più importante di oggi. Abbiamo un'altra di Franco Pellicanò, prego. Scusi, Franco. Si può dire, mi pare che già siamo al quinto, sesto episodio tra gol annullati, rigori revocati, eccetera, e l'interpretazione che ha dato l'arbitro sul volontarietà o meno di quel cosa le ha detto? No, ma nel 2003, sì, nel 2023 è ancora incredibile come il regolamento non sia chiaro, vada interpretato. Io quello che ho detto all'arbitro è che Canotto era a tre metri dalla palla. Partita, la differenza di separazione tra arbitro. No, Canotto probabilmente parte un goccio avanti, ma non dà interferenza a Mantovani. Mantovani va per fare una giocata, scivola non per Canotto, ma scivola per il campo, per la giocata. Per cui a quel punto, e poi Canotto è buono. Ok? Bene così, grazie. Grazie.